Ciao ragazzi e ben ritrovati al consueto appuntamento del giovedì con il consigliato da Carfishing Online, da Nicola. Benvenuti nel mio spazio e benvenuti oggi con un'altra novità a marchio Fox e riguarda il guadino, in particolare il guadino top di gamma in casa Fox che è il X6. Giovedì scorso io vi avevo parlato della nuova canna X5 di Fox. Bene, gran parte del progetto della costruzione, della realizzazione della canna X5S di Fox la troviamo anche su questo guadino X6. Un guadino certamente tra i top di gamma sul mercato. Certamente consigliato a chi veramente vuole avere un guadino eccelso, leggero, robusto e duraturo, quindi un guadino consigliato per veramente gli esigenti dell'attrezzo e quindi quelli che vogliono avere l'attrezzo tra i migliori sul mercato. In questo caso io nel video ho portato quello che ritengo, secondo me, tra i due modelli dell'X6, quello che terrei più in considerazione, ovvero l'8-piedi. Un 8-piedi realizzato in due pezzi che si innestano tra di loro da 4 piedi ognuno, quindi si parla di un guadino da 120 cm per manico per un'estensione totale, una volta innestato, di 240 cm. Quindi un guadino che così lungo vi consente di poter inguadinare carpe utilizzando anche canne lunghe come 13 piedi o su sponde particolarmente poco accessibili e con certe magari anche ripide e quindi con dei dislivelli abbastanza accentuati, cosa che questo guadino, essendo più lungo, vi consentirà di riuscire a portare all'interno della rete la carpa con maggiore facilità. Poi il bello di questo guadino è che è polivalente. Perché? Perché lo potete usare nella configurazione intiera, cioè i due pezzi inseriti, innestati, da riva, mentre se avete necessità di inguadinare pesci da barca, ecco che allora, andando a scollegare il primo manico, possiamo utilizzare soltanto il secondo manico da 120 cm, che essendo più corto vi darà maggiore facilità nell'inguadinamento del pesce dal natante. Infatti X6 l'hanno costruito appositamente con questa parte di termo restringente anche sul secondo pezzo per darvi un grip anche quando andrete a utilizzare soltanto il manico principale. Questo è un guadino rivestito in carbonio 1K, quindi stesse caratteristiche e stesse analogie presenti sulle X5S. È un guadino che viene costruito utilizzando delle tecnologie di multistrati di carbonio sottili e assemblati tra di loro attraverso un sistema di polimerizzazione a elettrolisi. Questo per dare quindi un guadino solido, robusto, ma al contempo leggero. Impreziosito da questa bellissima, secondo me, rete in camo profonda per poter adagiare per poter portare all'interno di essa anche le carpe più grandi, e anche le stecche del carbonio riprendono le stesse analogie di costruzione dei manici del guadino, e con questi rinforzi in alluminio anodizzato che vi consentono una grandissima longevità del prodotto ogni volta che andrete a innestarlo o disinnestarlo, evitando quindi una usura, ma mantenendo invece il prodotto integro e funzionale per un lungo tempo. Questo è l'X6 Landing Net da 42 pollici di rete, 8 piedi è quello che trovate nel video. Poi sul mio sito internet www.carfishingonline.net troverete anche in combinazione il modello da 6 piedi, ovvero da un manico monopezzo da 180 cm. Pertanto vi ho detto sul sito dove andarli a trovare, sul sito www.carfishingonline.net alla sezione
cura della carpa, guadini accessori a marco Fox, troverete tutti i guadini di Fox, compreso anche il nuovo e loro top di gamma X6. Se avete bisogno di avere maggiori informazioni, fatemi pure tranquillamente le domande sottostanti questo video, oppure utilizzate le pagine Facebook e Instagram, dove andremo a condividere questo video che uscirà il giovedì alle ore 16 in anteprima sul canale YouTube, oppure utilizzate la pagina dei contatti o la mail info@carfishonline.net. Con questo io penso di avervi detto tutto, vi do appuntamento al prossimo giovedì, sempre alle ore 16 sul canale YouTube. Ciao ragazzi, da Nicola.